Il raddoppio della 640, di cui si parlava da anni, viene finanziato a seguito dell'approvazione della legge obiettivo del dicembre del 2001, la legge 433 del 2001, e viene affidato all'ANAS il compito di redigere il progetto preliminare dell'opera strategica. Fin dal dicembre 99 fino al giugno 2009 l'amministrazione cittadina era guidata da Salvatore Messana. Il progetto preliminare, dopo le modifiche effettuate anche a seguito dell'audizione dei consigli comunali interessati, diventa definitivo. Il Consiglio Comunale di Caltanissetta aveva chiesto alcune opere di compensazione, il cui valore doveva essere prima di 1,5 e poi, dopo una conferenza di servizi, il 2,5 dell'importo dell'appalto, sostanzialmente oltre 20 milioni di euro. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE, nel giugno del 2009 approva il progetto. Nella delibera il CIPE indica delle prescrizioni finalizzate a far realizzare opere di mitigazione ambientale e delle raccomandazioni, categorie in cui vengono incluse tutte le richieste del Consiglio Comunale di Caltanissetta, che vengono pertanto rimandate alla progettazione esecutiva. Nella delibera CIPE si legge testualmente: le raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono riportate nella seconda parte del citato allegato 1. Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esprimere le proprie valutazioni e proporre a questo comitato, se del caso, misure alternative. Nel giugno del 2009 diventa sindaco di Caltanissetta Michele Campisi. Espletata la gara da parte dell'ANAS, i lavori vengono aggiudicati alla società consortile Empedocle 2, che svolge pertanto l'attività di general contractor. Di Empedocle 2 fino all'aprile del 2015 facevano parte anche Technis con il 38%, la cooperativa muratori e cementisti di Ravenna, la CMC, con il 44% del capitale, e il consorzio cooperative costruzioni, CCC, società cooperativa con il 18%. Oggi, dopo alcune vicende anche giudiziarie, Technis non è più in Empedocle 2 e CMC detiene l'82% del capitale sociale di Empedocle 2. Torniamo al febbraio del 2012, quando l'amministrazione comunale chiede ad ANAS di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera CIPE. Parliamo delle opere di mitigazione ambientale. L'anno successivo il comune di Caltanissetta chiede chiarimenti e contesta ad ANAS il mancato rispetto delle prescrizioni. In un consiglio comunale del 2014 l'ANAS parrebbe lasciar trasparire la possibilità di fare anche delle opere di compensazione e apre uno spiraglio e chiede di indicare quali opere si intendano realizzare. Il 20 marzo del 2014, presente ANAS, Empedocle 2, il Comune, i deputati Giancarlo Cancelleri e Gianluca Micichè, viene redatto un verbale di accordo in cui si apre alla possibilità di realizzare un collegamento viario fra via Romita e via Roxter, uno svincolo a Santo Spirito e uno per collegare la SS 640 con via Pietro Leone. Come da accordi, nei 3 mesi successivi il Comune di Caltanissetta invia gli studi di fattibilità. A giugno 2014 diviene sindaco l'attuale primo cittadino Giovanni Ruolo. A novembre il Consiglio Comunale prende atto della situazione e insiste sulla realizzazione di quanto deciso. A dicembre del 2014 il sindaco Ruolo sollecita il Ministero delle Opere di Compensazione e l'anno successivo si apre un tavolo in prefettura. Siamo al 2015. I tavoli si susseguono, anche perché nel frattempo viene chiusa la bretella, che diventa il principale tema di contrasto. Nell'incontro si chiede anche di definire un cronoprogramma certo delle opere di compensazione. Ad oggi, dicevo 2 anni fa, la città non ha visto nessuna opera realizzata. A quanto ammonta il capitolo imprevisti, ci sarebbe da chiedersi. Il 2,5 è ancora pieno o è stato unificato con quello imprevisti? Se sì, quando e perché i fondi per le opere di compensazione sono finiti in quel capitolo di cui dispone direttamente la CMC? Abbiamo notizie anche di un paio di centinaia di riserve fatte da Empedocle 2, alle quali l'ANAS non ha ancora risposto, e lo farà certamente prima del collaudo dell'opera.
Questo in sintesi la ricostruzione cronologica. Mi scuso per l'eventualità di errori di data o inesattezze che potrebbero essere colmate e non lo sono state. Così iniziamo 2 anni fa. Da allora nulla è cambiato e oggi ci raccontiamo cosa è capitato ai cittadini. Allora, Roberto, tu vieni qua per lavoro. Se vengo qui per lavoro e sono costretto a guidare una macchina aziendale, e a parte l'autostrada che è in condizioni disastrose, poi appunto dopo lo svincolo per Caltanissetta raggiungere la città è veramente non soltanto complicato ma anche certe volte pericoloso, soprattutto con la pioggia e con il brutto tempo. Spero che questi lavori possano terminare al più presto possibile. Abbiamo problemi seri ogni giorno, dei ritardi, le persone perdono l'aereo, problemi grossi, problemi grossi. Non si può andare avanti così. Non abbiamo più strade. Oggi sono entrato da dove siamo entrati? Dalla vecchia strada per Santa Caterina, dentro Caltanissetta con i due piani, che è un Buongiorno. problema, e siamo arrivati con un'ora di ritardo. Durante il tragitto che faccio diciamo tra l'altro, non ogni giorno, ma quelle volte che lo faccio, almeno 3-4 volte alla settimana, il percorso che faccio che è Catania-Caltanissetta, sulla 640 ci sono diverse interruzioni di strada, deviazioni, a volte ci fanno uscire a Piazza Armerina, ad Enna, a Capodarso, a volte per dire, ogni volta non riusciamo cioè non riesco ad arrivare puntuale con i tempi, quando io mi calcolo dei determinati tempi. E questo è quando il disagio che è vivo, perché ogni giorno ho degli orari diversi, o perlomeno tutte le volte che viaggio. E anche vedendo tutte queste emergenze che ci sono attualmente con l'emergenza del maltempo e tutto, non vorrei che e va a causare dei danni ancora maggiori, e quindi non essendoci soldi, no, cioè non avremo più dei collegamenti.